sono sempre un po' imbarazzato quando devo parlare di fronte degli psichiatri veri, perché io sono un endocrinologo come formazione, quindi immaginate quanto mi trovo fuori luogo col linguaggio. Chiedo scusi in anticipo per il mio linguaggio, che potrebbe non essere perfettamente pertinente. Che cosa faccio nella realtà? Io sto disseminando nei paesi poveri, nei paesi del G77, tutti conoscono il G8 e il G20, io lavoro con il G77, sono quelli a basso salario dove la gente lavora per $30 al mese, e sto disseminando in questi paesi le buone pratiche, aiutando i paesi membri a costruire i servizi per le tossicodipendenze, per l'alcolismo, in ambienti così spesso così disagiati, dove spesso non c'è la sanità pubblica ancora costruita. Devo dirvi che ho fatto sempre un po' di ricerca così nel tempo libero, rispetto a quelli che erano i miei compiti istituzionali. Sono ancora primario del SER di Parma, in aspettativa senza assegni, e quindi lavoro per le Nazioni Unite. Che cosa vi volevo presentare oggi? Questa così, andare di pari passo, andare insieme, andare a braccetto della depressione con i disturbi da uso di sostanze. Ma lasciatemi fermare un attimo sulle parole del professor Perugi, che ha detto, ricordo a tutti che abbiamo sempre detto insieme, se la psichiatria non andrà ai disturbi da uso di sostanze, i disturbi da uso di sostanze a un certo punto andranno alla psichiatria. Oggi siete invasi da una realtà veramente sempre crescente. In realtà la vulnerabilità dei pazienti con disturbi mentali è elevatissima per i disturbi da uso di sostanze, e quindi non si può immaginare che la psichiatria moderna non si interessi di questo fenomeno. Pensate, quando ho cominciato io a occuparmi di questa cosa, i miei colleghi mi dicevano: è per forza che è depresso, si droga, e quindi la semplificazione era quella. Vediamo invece quanto complesse siano le cose. Oggi cercherò, forse con questa sventagliata di diapositive, di darvi un'idea della complessità. Innanzitutto la tossicodipendenza come malattia dello sviluppo, definita, vedete, dall'Istituto per l'Alcol negli Stati Uniti, una malattia che ha il suo picco nell'adolescenza, nell'età dei teenager, e quindi intorno ai 17, 18, 19 anni, e che poi si stabilizza nell'età adulta. Io ho provato a ricostruire con National Institute of Mental Health un profilo dei disturbi dell'umore, e vedete che c'è una strana assonanza. Quindi nasce questo problema: malattie che vengono insieme, una precede l'altra, una prepara la strada all'altra, oppure che malattie che si rimandano la palla in campo opposto. Certamente abbiamo di fronte studi che dicono ADHD, disturbi comportamentali, e disturbo da uso di sostanze come forti predittori della depressione in età adulta, e c'è questa specie di overlapping, per esempio la combinazione, tutti quelli che fanno o oppio non prescritto, cioè eroina negli Stati Uniti, o che fanno oppio, oggi di gran moda una vera e propria epidemia di oppio prescrivibile, quindi ossicodone, codeina e tutti gli oppioidi delle farmacie, con una forte combinazione con i disturbi dell'umore e l'ansia. Ancora, se si va a vedere nei cluster familiari e si va a vedere tra i parenti, no, i relatives dei pazienti per esempio con alcolismo, si trova una strana aggregazione di disturbi antisociali, disturbi di tossicodipendenza e disturbi dell'umore. E io mi sono concentrato particolarmente, visto il titolo a me affascinante del convegno, che dice le depressioni difficili, no? In letteratura bisogna guardare nella parola chiave treatment resistant depression. Queste treatment resistant depression vedono tra una delle concause più facili di non risposta all'antidepressivo o al trattamento, la concomitanza del disturbo da uso di sostanze. E andiamo un attimo a rivedere, per vedere la storia di questi pazienti, potrebbe essere una storia in comune tra depressione e tossicodipendenza, andiamo a vedere una cosa che non viene né dalla psichiatria né dalla psichiatria biologica, ancora non esisteva, immaginate, stiamo parlando del 72, no? 40 anni fa, quando hanno fatto un emendamento alla convenzione del 61, il trattato sui narcotici del 61. I padri delle convenzioni hanno scritto a un certo punto la tossicodipendenza, che spesso è il risultato di una nuvolosome atmosfera sociale nelle quali crescono coloro che poi usano le sostanze. Io ho un inglese molto povero, come molti di noi in Italia, e sono andato a vedere sul Webster Dictionary cosa voleva dire questa parola nuvolosome, che mi suonava assolutamente sconosciuta, e la parola vuol dire un ambiente sociale, un'atmosfera sociale che va a detrimento del benessere fisico, mentale e morale dei bambini e degli adolescenti che crescono in questo ambiente. E quindi
una condizione veramente di danno provocata dalla storia clinica. Altro che pensare che uno si sveglia un giorno, una mattina, e comincia a dire: oggi sono disponibile a utilizzare una sostanza illegale che so che fa male, rompendo le regole, eccetera eccetera, come un fungo quando piove nella notte nel bosco. Altro che pensare anche che la depressione esordisce così dal nulla perché uno è stato sventurato rispetto a fortunato. Una storia che va a detrimento dello sviluppo fisico, mentale e morale dei pazienti. Oggi conosciamo la sempre con maggiore certezza nell'ambito della tossicodipendenza quelli che sono i fattori di rischio, vedete, quelli che partono da una condizione temperamentale problematica che innesca difficoltà dell'attaccamento, della sicurezza, dell'organizzazione dell'attaccamento, le condizioni delle esperienze della infanzia avverse come negligenza, abuso, una famiglia caotica con il padre che entra e esce di carcere o che fa l'alcolismo, la mancanza di legame alla famiglia, il mancato ingaggio nella scuola e nei paesi poveri l'estrema povertà, la vera e propria esposizione alla violenza, l'esclusione sociale. Queste condizioni qua hanno oggi con chiarezza delle implicazioni per quello che riguarda alterazioni funzionali del cervello, e quindi io le chiamo sinaptiche, alterazioni epigenetiche e di conseguenza alterazioni comportamentali e dei disturbi mentali, in particolare le adverse childhood experiences, queste condizioni di neglect emozionale, di abuso fisico e sessuale e di disfunzione della vita di casa. Ebbene, un articolo del 2004 ci dice adverse childhood experience a rischio per la depressione, i disturbi depressivi dell'adulto. Quindi forse sicuramente una condizione di vulnerabilità in comune, condivisa tra disturbi da uso di sostanze e depressione. Guardiamo un attimo, cominciamo a considerare come sono i disturbi di cui mi occupo io, e cioè il disturbo da uso di sostanze. C'è questo impianto così apparentemente difficile ma semplice, in realtà il sistema che screena gli stimoli salienti e gratificanti, quindi la Cumbens, ha un suo magazzino emozionale nell'amigdala e nell'ippocampo, ha un suo sistema motivazionale di drive, ha un sistema inibitorio, vedete, nel frontale. E a un certo punto quello che accade nei nostri disturbi è che invece di funzionare in risposta agli stimoli salienti normali, cioè tutte le cose gratificanti dell'esistenza, il sistema si mette a funzionare in modo condizionato, in modo pavloviano veramente, solo in risposta a stimoli di droga o stimoli neutri associati alle droghe, con un drive che ha un controllo, ha una perdita di controllo assoluta, con un controllo inibitorio minimo, e la memoria emozionale carica solo di queste memorie di stimoli associati alle droghe. Una condizione poi alla fine di anedonia, di non risposta ai reward normali. Pensate, per questa è l'esposizione di un cocainomane a una reward monetaria, un reward in denaro. Se io passassi a tutti voi a regalare 1.000 euro stamattina, avreste tutti un'accensione della vostra amigdala e del vostro accumbens, ma il nostro cocainomane, in quel momento ricoverato e impedito a scendere in strada a comprare cocaina, rimane completamente insensibile, per esempio, a un reward monetario, presumibilmente a tutti gli altri reward che non siano cocaina. E questo oggi sappiamo, la cattiva notizia è che sappiamo che non è più aria fresca, acqua che corre, ma che è una condizione scritta nel sistema dei geni del paziente, a livello proprio di questi nuclei orbitofrontali e prefrontali, laddove i neuroni vanno a leggere porzioni che erano prima silenti e non trascritte attraverso metilazioni e stabiliscono una forma di allostasi, di omeostasi a un verso il livello della risposta agli stimoli salienti e gratificanti. Così questa idea che la cocaina riduca l'attività del cervello e che riduca la risposta edonica, la risposta al piacere o a comunque ciò che è interessante per la sopravvivenza, ma guardate, vi ho portato la diapositiva analoga per la depressione, la musica non cambia di tanto quando guardiamo il cervello del depresso e non depresso, altro che dire si droga e quindi è diventato depresso. Probabilmente qualche cosa poteva essere anche non provocato dalle sostanze, ma poteva essere preesistente nel paziente che è vulnerabile per le sostanze. Questo è ancora il quadro in un alcolista, un cocainomane, vedete, un cervello normale con la normale dimensione rosso-arancione dell'attivazione in risposta agli stimoli piacevoli, ma il cervello di una persona obesa, il quale è probabilmente anche depresso e ha lo stesso quadro di attivazione di un cocainomane o di un alcolista senza aver mai preso la cocaina e l'alcol. Nelle
forme di depressione, il sistema mesolimbico, il sistema di gratificazione mesolimbico coinvolto come esattamente tanto quanto nei disturbi da uso di sostanze. Dobbiamo porci il problema quindi quando vediamo un depresso cocainomane, che cosa è esordito prima e se quella cosa che vediamo come attribuiamo normalmente alla cocaina possa essere il frutto di qualcosa che preesista alla cocaina. E ancora il circuito di patogenesi della depressione ancora che coinvolge questo circuito mesolimbico della gratificazione. Una condivisione della vulnerabilità quindi in questi adolescenti, qual è quella piattaforma comune tra i 13, 15 anni, 16 anni che mette i pazienti a rischio per l'uno o per l'altro disturbo o per i due disturbi insieme? Mi voglio fermare un attimo su alcune ancora sovrapposizioni o interessanti analogie. Questo famoso transporter della serotonina è un genere di cui ho dedicato, si può dire, gli ultimi 10 anni del mio lavoro di ricerca, così modesto, andando a vedere questo trasporto della serotonina, che implicazioni aveva, e vedete che lo troviamo già immediatamente associato in un articolo del 2010 alla depressione resistente al trattamento, e in particolare troviamo, guardate, come protettivo il genotipo long long, no? LL, e come ovviamente a rischio il genotipo short short. Lo short short che cosa fa? Trascrive meno il transporter della serotonina, implica una minor trascrizione del transporter della serotonina, implica avere una concentrazione sul bottone presinaptico, no? di questa molecola meno efficiente nel ricatturare la serotonina, implica che tutta la tua serotonina va sprecata con i meccanismi metabolici perché non viene ricatturata, e uno dice, potrebbe dire, sei nato sotto ecstasy, perché vi ricordate che l'ecstasy presa nelle discoteche provoca proprio il blocco del transporter della serotonina. Essere nati con uno short, no? Genotipo per il trasporto della serotonina è come se uno da piccino, anche già durante i mesi di gravidanza con la sua mamma, si fosse preso le pastigliette di ecstasy. Ebbene, sappiamo come questo short sia capace di sensibilizzare la gente al trauma. Al momento in cui uno è sottoposto a un trauma sviluppa la depressione in un'alta quota solo se è portatore di questo short e molto meno se non è portatore. Guardate, l'ho testato questo in quasi un migliaio di studenti, dove vediamo gli studenti che non si sono mai esposti alle sostanze, che non si sognerebbero di dire sì nemmeno a provare la cannabis o a ubriacarsi di birra, portano l'11% di short genotype, mentre il 26%, più del doppio, in quelli che hanno fatto, sono experimenter durante l'età delle scuole superiori. E abbiamo testato il loro essere novelty seeker con le scale di Cloninger, troviamo 21 a 15 in quelli che portano lo short e troviamo 59 a 51 per la Bastard Key Hostility Inventory, per le scale dell'aggressività, in coloro che portano lo short rispetto a quelli che hanno il genotipo long. Quindi un sottogruppo di persone vulnerabili per l'uso di sostanze, ma sicuramente con implicazioni forti anche per i disturbi dell'umore e per la depressione. Guardate i nostri eroinomani del CERT, 29 tra gli eroinomani, 15% il genotipo short nella popolazione generale. Ma un genotipo che ha bisogno, per fare i suoi frutti sul fenotipo, della concomitanza del rapporto, per esempio, delle relazioni parentali problematiche. Senza relazioni parentali problematiche questo genotipo spesso non si esprime, o addirittura con relazioni comportamentali positive questo genotipo può essere un vantaggio dal punto di vista, si parlava prima di medicina, no? Evolutiva. Vi ricordo che aver avuto uno short o un DAT transporter 9-9 tra i Cheyenne o tra i Maori significava che diventavi capotribù, perché eri selezionato come ragazzo più coraggioso, più esplorativo, più forte e dominante. Oggi se ti trovi uno short sulla serotonina e un 9-9 sul DAT, sul dopamine transporter, ti prendi la maestra d'appoggio già alla materna, è un programma di educazione speciale. Sono cambiate le regole, non è cambiata, no, la situazione del genotipo. Ebbene, questo, il fatto di avere per esempio un genitore coinvolto e di supporto porta a attenuare grandemente il rischio di evolvere in abuso di sostanze per i ragazzi che portano il 5-HT transporter SS. Abbiamo guardato anche noi tra i nostri pazienti
cocainomani e abbiamo individuato un gruppo, pensate, che hanno al parental bonding instrument una bassa percezione delle cure parentali, del paternal e maternal care, e sono portatori di questo genotipo, sono un gruppo con una maggiore aggressività, vedete ancora il Bastarchino Student Inventory, sono a 63 rispetto a 45 rispetto ai soggetti astinenti, ma anche più aggressivi di cocainomani che non hanno il genotipo, che non hanno avuto basse cure materne. Ci siamo lambicati con i referi e con l'editore di questo studio per capire se erano stati amati meno dai genitori perché avevano questo genotipo che li rendeva problematici dal punto di vista temperamentale, se i genitori avevano anche loro questo genotipo e non erano stati capaci di amarle a sufficienza, oppure al contrario se in realtà il fatto di essere così trattati male aveva indotto questo aumento d'aggressività. Non siamo usciti da questo ginepraio, da questa discussione, in realtà c'è tanto da esplorare in questo oceano. Ma guardate, se uno ha il 5-HT transporter e un attaccamento sicuro, gli viene fuori in adolescenza, in questa piattaforma adolescenziale così a rischio per l'esordio di tanti disturbi sia dell'umore che della tossicodipendenza, gli viene fuori una agreeable autonomy, un'autonomia dialogica. In risposta al padre e alla madre che dicono dove vai, con chi vai, a che ora torni, uno dice: beh, a quel paese c'ho già 16 anni, figurati se lo vengo a dire a te, no? Ma il giorno dopo ti racconta, rientra in se stesso e ti racconta che cosa ha fatto e mantiene un contatto e mantiene un dialogo. Se tu ti trovi un short genotype con un insecure attachment, rischi di sviluppare una hostile autonomy, un'autonomia di isolamento che è diversa dalla positiva e assolutamente salutare autonomia dell'adolescenza. È un adolescente che si comincia a mettere in isolamento e in completa separazione dal mondo degli adulti e rimane solo. Abbiamo confermato anche noi proprio questa interferenza delle cure, della possibilità delle cure parentali nell'andare a mediare il rapporto tra il genotipo e il rischio di abuso di sostanze. Ma guardate, è ancora un gruppo di soggetti, in questo caso portatori di un genotipo a rischio per il transporter della dopamina, che usano le sostanze, che hanno vulnerabilità per l'uso di sostanze in Brasile. Abbiamo testato nei nostri tossicodipendenti il DAT, in particolare il 9-9. Che cosa troviamo? Che quelli che entrano e escono di carcere, che hanno aggressività, violenza, propensione a commettere reati, 17%. Abbiamo tossicodipendenti che ci dicono: io non ho mai rubato nemmeno 10.000 lire, 10 euro in casa, e quindi li troviamo al 3-8% di dopamine transporter 9-9. Ma questo genotipo è stato visto implicato, no, come polimorfismo in associazione alla depressione, come protettivo, pensate, dalla percezione della inabilità della madre ad accoglierti, se hai in questo caso il 10 o l'11. Ancora il 9-9 è stato visto a rischio è stato combinato in associazione al borderline personality disorder tra i depressi, ancora un sottotipo di depressi che potrebbero non essere così facili da trattare perché hanno il borderline, ma che sono portatori di questo dopamine transporter 9-9. Vediamo un attimo, per completare il quadro, il GABA e il GABA-B legato sia alla depressione, il GABA-A legato alle forme più gravi di depressione, ma il GABA, in particolare la subunità alfa del GABA, un genotipo che va ad affliggere la capacità del sistema GABAergico inibitorio di essere funzionante, legato intensivamente, strettamente, significativamente al disturbo da uso di sostanze. E usciamo un attimo dalla genetica, avevo promesso nel mio titolo di parlare anche di epigenetica e di ambiente, e vedete che abbiamo parlato per 10 minuti di serotonina legata a un genotipo che cattura o ricattura più o meno bene la serotonina, ma qui ci troviamo il mio amico solitario Macacus rhesus, allevato separato dalla madre, che si ritrova ad essere ovviamente molto affascinato dall'alcol, se gli offri acqua o vino sceglie il vino e fa binge alcolici, ma si ritrova una riduzione del trasporto della serotonina, della concentrazione del trasporto della serotonina, in questo caso non legata al gene, ma legata all'esposizione a un adverse childhood experience.
E quando faccio vedere questa diapositiva, è stata usata tanto questa diapositiva per propaganda, per prevenzione negli Stati Uniti, dicendo guarda i tuoi recettori di 2 della dopamina vanno giù se usi la cocaina, stai attento, vedete sulla colonna degli addicted, no? La riduzione dei recettori di 2, stai attento a non usare la cocaina ti riduce i recettori di 2, ma vi faccio vedere questi topi allevati in isolamento sociale che si ritrovano dei recettori di 2 bassi qui sulla... Vediamo, cioè si ritrovano questi recettori qua sulla sinistra, vedete questi recettori di 2 di bassi perché sono stati individually housed, sono cresciuti in isolamento sociale, hanno i recettori di 2 bassi non perché si sono presi la cocaina ma perché sono stati isolati. Quando diventano grandi, quelli submissive rimangono con i recettori di 2 bassi, quelli dominanti recuperano pienamente la concentrazione dei loro recettori di 2, e quando li mettete a confronto con la possibilità di autosomministrarsi la cocaina, guardate che cosa fanno i nostri, in verde qua, i nostri dominanti provano la cocaina, la posso provare a 3 parti con le 3 mie amiche fotomodelle estemporaneamente, ma poi dicono non mi interessa la cocaina, dicono questi ratti, no? Dominanti, e invece gli altri in rosso qua sono sempre là a schiacciare la levetta per autoiniettarsi la cocaina in relazione alla bassa concentrazione dei loro recettori di 2, che in questo caso preesiste all'uso di sostanze. Quindi se io ritornassi un attimo alla diapositiva precedente di propaganda, ci dovremmo chiedere: questi soggetti hanno una riduzione dei recettori di 2 come esito dell'assunzione di cocaina, o sono diventati cocainomani perché avevano una riduzione dei recettori di 2 prima di usare la cocaina? Abbiamo studiato l'acido movanillico, ho studiato l'acido movanillico in pazienti, vedete, cocainomani, e ho trovato che non era correlato alla durata dell'esposizione alla cocaina o a quanta alla extent della cocaina assunta, ma era correlato alla percezione di neglect da parte della madre. E abbiamo studiato ancora il sistema alfa, l'adenocorticotrofico, la CTH e il cortisolo, l'asse HPA axis nei cocainomani, e troviamo in generale nei tossicodipendenti, questo è, e troviamo una correlazione ancora con il neglect durante l'infanzia e le misure della depressione, in questo caso positiva, con un elevato CTH e cortisolo di base quando hai anche sintomi depressivi. Quindi i vostri pazienti depressi, in questo caso non i miei tossicodipendenti, no? Che hanno avuto questa storia di abuso, di neglect, eccetera, andrebbero, dice questo studio, trattati in modo specifico. Hanno probabilmente una depressione resistente. Se andate a fare un controllo tossicologico, è facile che trovate anche che sono parte dei miei pazienti. E ancora la storia di abuso, no? nei pazienti resistenti al trattamento della depressione, ancora vedete quanti articoli che menzionano la storia di abuso nei pazienti resistenti alla depressione. Ma vi voglio mostrare, vado verso la conclusione, un modello di maltrattamento. Si utilizzano ratti adulti aggressivi, si mettono a confronto con ratti appena nati, con ratti molto giovani, e chiaramente vengono maltrattati, morsicati, eccetera, eccetera. Ebbene, la brutta notizia è che si verificano alterazioni epigenetiche, quindi alterazioni nella metilazione, che sono state trovate nelle femmine sottoposte a questo modello, passate alla prole, e quindi passate all'offspring, e quindi che hanno fatto il salto generazionale. Il che vuol dire che aver subito questa situazione cambia la metilazione di porzioni dei tuoi geni che non sarebbero letti, vengono letti e decodificati, passati da RNA, diventano enzimi e ormoni del cervello, alterano il comportamento, ma che questa cosa te la porti come una cosa running in the family generazionale, come quella che viene dalla normale genetica, non dalla epigenetica. E vi faccio vedere, ovviamente questo è un gene che riguarda, vi ho fatto vedere un gene che riguarda il brain-derived neurotrophic factors, no? Ma questi brain-derived neurotrophic factors hanno implicazioni ovviamente per la vulnerabilità alla cocaina, estinzione o meno della cocaina, hanno vulnerabilità per la resistenza al trattamento con la terapia elettroconvulsiva nella depressione. E vado verso veramente la conclusione parlando ancora un attimo dell'asse HPA, dell'asse ipotalamo pituitary adrenal axis, che è, qualcuno dice, particolarmente nella depressione resistente al trattamento, come se fosse resettato a livello alto,
con un alto cortisolo di base e mancanza di risposta alla ai test di soppressione col prednisolone. E guardate che cosa troviamo in adolescenti depressi a rischio per abuso di sostanze: è stato trovato alto cortisolo in condizioni di base e mancata risposta allo stress ancora. E questo uno studio che abbiamo sottoposto adesso, vi faccio vedere in pratica, troviamo che la negligenza parentale misurata con la Child Experience Scale of Abuse e con la mancanza di percezione delle cure parentali è legata, di fronte a emozioni negative somministrate in laboratorio umano, a un eccessivo arousal. Queste persone sono più sensibili di altri alle emozioni negative, che vedono per esempio questi bambini con ustioni, fosse comuni, cose difficili da guardare, hanno un'enorme sensibilità, un enorme arousal emotivo, ma hanno un delta di risposte in ACTH e cortisolo molto scarso. Perché? Perché partono già da livelli alti di ACTH e cortisolo prima di essere sottoposti al test con emozioni negative, come se questi pazienti avessero un proprio stato di malessere, di stress interno che non dipende, qualcuno direbbe endogeno, non reattivo, e che li rende meno capaci, avete parlato di questo prima, di essere reattivi a una forma di coping con lo stress. Guardate che questo era collegato anche all'addiction severity index, cioè ai pazienti più gravi per le tossicodipendenze. Quindi in conclusione, guardiamo quando siamo di fronte a una paziente con difficoltà di risposta per il trattamento della depressione, guardiamo se ci sta dietro l'angolo l'abuso di sostanze. Lasciatemi spendere due parole per concludere per i miei bambini più cari, quelli più disperati in regioni del mondo dove non si fanno tante distinzioni tra benessere affettivo e psichico, eccetera, perché uno viene per esempio deportato in regioni dell'Asia centrale per lavorare nelle piantagioni di cotone invece che andare a scuola, e ha ovviamente una condizione enorme di vulnerabilità per l'uso di sostanze e per i disturbi del tono dell'umore. Regioni del mondo in cui i bambini crescono senza madri o senza padri, perché vengono i papà e le mamme sono al lavoro, per esempio questo è uno studio sulla Moldova, dove interi distretti sono gestiti da papà e da nonni, perché le mamme sono tutte a fare le badanti in Europa o in Russia. E finisco veramente con questo articolo impressionante, a mio parere, che ci dice: Epigenetic mechanism mediating the long-term effects of maternal care on development. La epigenetica oggi ci dice: avere o non avere le cure della mamma, in questo caso in termini di manipolazioni tattili che l'animale d'esperimento subisce, comporta alterazioni epigenetiche che ti porti nella tua storia, vanno a mescolarsi con la genetica che hai ricevuto, vanno a mescolarsi con alterazioni funzionali che il cervello subisce nella relazione quotidiana con l'ambiente. Immaginate in termini di patoplasticità quali nuove creature nosografiche stanno uscendo da questa realtà e come sono ancora tutte da esplorare. Vi ringrazio per l'attenzione, dicendo che dobbiamo cambiare, se possibile, le traiettorie di questi bambini a rischio. Grazie.